Grazie, grazie, io accomuno tutti in un saluto, ovviamente senza aver distinto il Presidente Bianco, il Presidente De Caro, il Sindaco della città di Bergamo, il padrone di casa, ma poi vi accomuno tutti in un unico saluto, in un unico ringraziamento. Io sono veramente grato e contento di essere qui oggi in questa circostanza, peraltro a pochi giorni dall'inizio di questa grande e importante avventura di governo, anche per quello che riguarda la mia specifica missione, perché partecipare ad un'assemblea così importante, quella dei sindaci italiani, quella dell'ANCI, è anche per me un'occasione di dare una visione un po' anche diversa, che sappiamo essere quella più giusta, insomma, del Ministero dell'Interno e del Ministro dell'Interno anche come titolare di un'importante funzione di essere anche un po' la casa delle autonomie territoriali, la dimora storica. Ecco, vedo che il Presidente Bianco, che peraltro è stato un grande ed importante Ministro dell'Interno, come lo è stato il Sindaco di Imperia, che è in platea adesso. Anzi, mi piace sottolineare che questa circostanza particolare forse è anche la rappresentazione plastica di un'osmosi, diciamo, di ispirazione e di funzioni che poi ritrova in posizioni così tipiche, insomma, quella che è la comunanza, quella cioè di avere la vocazione di, diciamo, un certo pragmatismo amministrativo, la risoluzione dei problemi, la vicinanza ai cittadini che si ritrova nelle funzioni che fanno capo al Ministero dell'Interno e che però vedono in prima fila sicuramente i sindaci. Peraltro c'è anche una vocazione generalistica che accomuna un po' le due missioni. In questi giorni, credo, ma si è visto già negli interventi che hanno preceduto questa giornata, si è parlato di sicurezza e legalità, di finanza locale, di sviluppo e welfare delle città, di immigrazione e accoglienza, di uguaglianza di genere, di pari opportunità, diritti delle famiglie, insomma tutti i temi che danno l'idea della missione a 360 gradi delle amministrazioni territoriali e di funzioni e missioni che non vanno trattate, diciamo, atomisticamente, ma che pongono tra di loro delle interconnessioni che proprio in contesti come questi offrono l'opportunità di una trattazione e di un'analisi compiuta e diciamo a 360 gradi. È un puzzle composito e plurale, un'Italia dei sindaci, per appunto, che emerge da una narrazione di questo tipo, che non è un'Italia dei sindaci per usare, come dire, il compiacimento di maniera di dare l'idea di un'Italia, quella dei sindaci appunto, che ha una visione diversa di quella che si può avere dall'esperienza di governo centrale, ma è solo un'Italia vista da un'altra prospettiva, mossa da urgenze del mestiere di amministrare, animata dal pragmatismo, dal buonsenso di chi è abituato, è stato detto autorevolmente da ultimo dalla Presidente del Consiglio, da chi è abituato a confrontarsi in prima linea con le emergenze del giorno dopo giorno. Quale oggi si è parlato nel 2022, come si declina tutto questo, che tipo di problemi? Credo che sia stato già detto tutto, posso aggiungere poco. Oggi nel 2022 significa le circostanze, le straordinarie circostanze storiche che stiamo vivendo, dagli strascichi della pandemia alla guerra in Ucraina, alla crisi climatica, a quella energetica, al caro bollette, alla spirale inflattiva. Tutto questo ha sicuramente accentuato questa difficoltà che hanno gli amministratori territoriali, i sindaci, nello svolgimento della loro quotidianità. C'è stato questo grido di dolore, credo, anche nei panel precedenti, in qualche modo riportato, soprattutto per quello che è stato l'insostenibile impatto finanziario che le crisi, e sottolineo il plurale, le crisi hanno prodotto o rischiano di produrre sulle casse dei comuni. C'è stato questo succedersi, affastellarsi di una serie di situazioni eccezionali che hanno peraltro, ecco, è stato detto, evidenziato, ne ha fatto un rapido cenno anche la Presidente del Consiglio, anche i limiti e le debolezze degli attuali meccanismi della finanza locale, frutto anche di una stratificazione di norme che nel passato, insomma, hanno svolto una qualche funzione che proprio in una fase come quella che stiamo vivendo, diciamo lo stress test che stiamo vivendo, quindi fanno probabilmente segnale un'esigenza di rivisitazione e di riconsiderazione proprio per venire incontro a quelle che sono le esigenze degli amministratori territoriali. E va fatta sicuramente una riflessione di carattere generale sull'attuale sistema di trasferimenti di finanza locale. Noi avremo qualche opportunità, lo dirò dopo, su quella che è la prospettiva di una rivisitazione complessiva del sistema del testo unico degli enti locali. C'è appunto un'esigenza di una revisione e di un ammodernamento appunto del testo unico degli enti locali. Io
Questa è una esigenza avvertita soprattutto da voi, l'abbiamo trovata come governo. Io vi porto testimonianza del fatto che ho avuto una prima discussione con i miei colleghi di governo, ce n'è stato fatto cenno, e ho candidato i miei uffici, come è avvenuto per quello che è stata l'elaborazione di un lavoro che abbiamo trovato in qualche modo, ho candidato i miei uffici a costituire di nuovo la cabina di regia dove impiantare una ripresa di quel discorso, chiaramente con una verifica dello stesso alla luce delle nuove sensibilità che sono emerse, insomma, dalla formazione di governo che è uscito dalla tornata elettorale di settembre, ma nello stesso tempo tenendo ben presente che quel lavoro aveva incrociato delle sensibilità che soprattutto in una platea come quella di oggi si erano abbastanza affermate. C'è la questione delle province, la ripresa della questione delle province che vanno restituite, su questo credo che siamo abbastanza tutti d'accordo, le necessarie condizioni di operatività che si sono perdute nel tempo, di funzionalità. C'è il tema del regionalismo differenziato, ne ha fatto cenno il Presidente del Consiglio. E c'è un tema di armonica e coerente attuazione delle previsioni costituzionali in materia di regionalismo differenziato, su cui sapete si è impegnato il Ministro Calderoli con una visione che non vuole essere disancorata da quella che è una visione tesa a favorire un processo di miglioramento della formazione delle classi dirigenti del Paese, anche tenendo conto delle differenze che da questo punto di vista il Paese ha fatto emergere. Io ritengo che anche questo esercizio andrà condotto non in distonia con quella che è la consapevolezza che poi le funzioni di amministrazione attive nel nostro Paese si collocano soprattutto a livello di governo territoriale municipale. C'è il tema dello status degli amministratori, delle loro responsabilità e delle garanzie. Ne ha fatto il Presidente del Consiglio mi ha un po' anticipato, ma insomma molto più autorevolmente ha, come dire, bruciato l'argomento. Io voglio semplicemente sottolineare, condividendolo con voi, è stato fatto cenno, l'ha detto anche il Presidente Meloni, c'è una richiesta che viene da lontano e viene in maniera diffusa. Voglio essere testimone anche nelle precedenti esperienze che non è una richiesta che si fonda su una malcelata aspettativa di impunità, ma effettivamente il nostro ordinamento giuridico ha portato alcune situazioni, alcune fattispecie, alcune pretese che si hanno sugli amministratori locali, non solo, ma soprattutto sugli amministratori locali, in una riconduzione a fattispecie legislative e giurisprudenziali di una tale astrazione che lascerebbero presupporre una condizione logica di pretesa da parte degli amministratori di, anche in termini di prevenzione e quant'altro, penso anche a quelli che sono i riflessi della responsabilità erariale, di cose che non sono oggettivamente e logicamente da poter richiedere ad un amministratore locale. E bene ha fatto il Presidente Meloni, c'è un'ampia casistica su quello, c'è anche a fare un riferimento a qual è la motivazione per la quale bisogna tornare su questo argomento, che non è solo quella che abbiamo detto, che è l'aspettativa dei sindaci, per una qualche aspettativa anche di avere una cornice di protezione, ma va garantita una maggiore agibilità alla funzione del sindaco, non solo nell'interesse del singolo sindaco, del singolo amministratore locale, perché non solo, come ha detto il Presidente Meloni, vanno creati i presupposti perché l'impegno civico dei cittadini all'interno delle proprie comunità non sia disincentivato. Io credo ne va anche qui dell'interesse alla formazione anche di una classe dirigente adeguata. Tutti noi discutiamo diffusamente che molto spesso, insomma, cogliamo i presupposti per un scadimento generalizzato negli anni, insomma, della qualità della classe dirigente. Questo probabilmente avviene anche perché le migliori risorse si sono sentite disincentivate anche per motivazioni attinenti alla assenza di un'adeguata cornice di protezione rispetto a quelle che sono le responsabilità penali, così come sono state dette. La Presidente Meloni ha fatto riferimento a una fattispecie specifica di reato. Io dico anche a quelle che sono le garanzie per quanto riguarda la responsabilità erariale, perché personalmente ho avuto esperienze indirette, insomma, di conoscenza di casi persino più paradossali e persino più gravi da questo punto di vista. Quindi si tratta di intraprendere serenamente una discussione senza che nessuno se ne senta offeso, insomma, chi è stato interprete, il mondo della giustizia, insomma, della creazione di queste costruzioni legislative, giurisprudenziali, non deve vederlo come una sconfessione di vissuti degli ultimi tempi, ma deve vederlo come un'azione condivisa dai vari livelli di governo territoriale, a partire dal governo centrale, che ha la possibilità, diciamo, di sollecitare il legislatore, condivisa da platee come queste, proprio, ritengo e ripeto, perché deve contribuire a creare condizioni di favore a percorsi di formazione e di selezione di una classe dirigente territoriale di cui il Paese non può fare a meno.
Ecco, questo tema richiama un po' anche un altro tema, anzi un altro paio di temi in cui personalmente, nelle esperienze precedenti, anche adesso da Ministro dell'Interno, per quanto solo ad un mese, diciamo, dall'assunzione dell'incarico, ho incrociato espressioni di un qualche malcontento per quelle che sono le cornici normative e legislative che in qualche modo condizionano l'attività dei sindaci. Penso alle ricorrenti espressioni riguardanti l'appesantimento di adempimenti che si è determinato negli anni, per carità, per il meritorio tentativo del legislatore di approntare strumenti più efficaci e sicuri per la prevenzione di gravi fenomeni corruttivi e criminali. Si è detto prima, no? Tutto il sistema, lo stava dicendo il sindaco Manfredi nel panel precedente, tutto il tema per esempio dell'architettura normativa ed organizzativa del sistema di prevenzione di infiltrazioni criminali nel sistema degli appalti e quant'altro, è sicuramente un quadro normativo ed un impianto logico da cui non possiamo fare marcia indietro nella maniera più assoluta, ma dobbiamo fare in modo effettivamente che da tutto questo non ne derivino gli appesantimenti che spesso vengono registrati e anche segnalati proprio dagli amministratori territoriali, perché appunto non dobbiamo, la grande sfida dovrà essere, e ce l'abbiamo soprattutto adesso, come si diceva, con quelli che sono le opportunità del PNRR e le incombenze che ha il Ministero dell'Interno in chiave propria e di sostegno ai sindaci, ce l'abbiamo proprio appunto su questa importante opportunità. Dobbiamo cercare di fare in modo che ci sia un'assoluta fermezza nel mantenere vivo questo impianto in quelli che sono i suoi obiettivi, ma nello stesso tempo fare ogni utile investimento perché tutto questo non si traduca con appesantimenti e formule di ritardo che non ci possiamo permettere, sono prezzi che non possiamo assolutamente permetterci. Quindi sul punto c'è un dibattito molto aperto e non vi sono preclusioni di principio. Chiaramente ci possono essere interventi migliorativi che non dovranno, come dicevo, comportare arretramenti, ma sicuramente probabilmente la soluzione potrà essere, come si sta pensando e si è pensato già con quello che riguarda il PNRR, un ammodernamento degli strumenti a disposizione delle prefetture, ma anche delle stazioni appaltanti per affrontare questo problema. Ecco, il PNRR, questo è un importante coinvolgimento soprattutto dei comuni e delle città metropolitane, insomma, alle quali è stata affidata una fetta particolarmente consistente e significativa di risorse destinate ai progetti di modernizzazione e digitalizzazione, di rigenerazione urbana, di riqualificazione e ammodernamento dell'edilizia scolastica. Io riprendo un'espressione proprio dell'ANCI che in più occasioni ha definito, ha riconosciuto la capacità di intervento degli enti locali su questi temi, come l'ANCI, insomma, che in più occasioni ha evidenziato essere i comuni proprio fra i migliori investitori pubblici, quindi con una capacità di spesa che è superiore sicuramente a qualsiasi altro comparto. Ecco perché non possiamo permetterci, pur nel mantenimento di un sistema, di un quadro normativo ed amministrativo di grande prevenzione, non possiamo permetterci di non ammodernare il sistema poi in maniera tale che non si siano ricadute sull'efficienza della funzione. C'è il tema del controllo sugli organi, questo è un tema di una qualche attualità, abbiamo avuto, è stato reso anche pubblico, una discussione, insomma un approfondimento di questo tema nell'ultimo Consiglio dei Ministri. C'è la dolorosa vicenda a cui molte volte il Ministro dell'Interno attraverso le prefetture, quindi il Consiglio dei Ministri è chiamato in qualche modo quando c'è, nell'ambito del panorama dei possibili controlli sugli organi, lo scioglimento dei comuni, c'è soprattutto l'intervento dissolutorio che riguarda ipotesi di condizionamento da parte della criminalità organizzata. Vedete, è un tema molto doloroso. In Consiglio dei Ministri abbiamo condiviso una discussione di condivisione di un qualche dolore, perché non vi è dubbio che anche qui il sistema di prevenzione, visti anche la casistica storica, va mantenuto assolutamente e indefettibilmente rigoroso per quelli che sono gli episodi, ahimè, ricorrenti, non più solo, seppur in gran parte concentrati in alcune aree del nostro Paese, ma un po' diffusi su tutto il territorio nazionale. Ma sicuramente, ecco, dobbiamo dire che non c'è possibilità che si possa fare una marcia indietro per quella che è la filosofia della previsione normativa dello scioglimento, l'articolo 143 del testo unico degli enti locali, però sicuramente c'è da fare una riflessione su quella che è la finalità, la funzionalizzazione di questo importante strumento che ha sicuramente delle caratteristiche di pervasività, perché se molto spesso ci sono casi di una stessa amministrazione municipale che poi registra a distanza di pochi anni la reiterazione
dello scioglimento, magari facendo registrare la presenza ancora attraverso le compagini amministrative, ma anche quelle dirigenziali, organizzative, ancora la presenza per l'appunto di quegli elementi che avevano determinato la dissoluzione magari qualche anno prima, allora vuol dire che qualche miglioramento lo dobbiamo apportare rispetto a quelle che sono le finalizzazioni di questo strumento, che è molto pervasivo, nel senso che quella che l'obiettivo dell'eradicamento del condizionamento, dell'adeguamento del sistema amministrativo, di quell'amministrazione territoriale ad una più corretta gestione dell'interesse pubblico rispetto a quelli che sono i condizionamenti territoriali, evidentemente la mia amministrazione, che è quella che poi agisce in questo caso in funzione sussidiaria, deve dare un contributo per immaginare qualche cosa che possa compensare la pervasività di questo strumento con una migliore efficacia, diciamo, di quello che è l'intervento che viene fatto. Anche su questo probabilmente ce ne potrà essere l'occasione allorquando si ridiscuterà in qualche modo il testo unico degli enti locali potrà essere anche oggetto di una riflessione a parte. C'è il tema, voglio dirlo e voglio dare una rassicurazione circa l'impegno che il Ministro dell'Interno ha sempre espresso negli ultimi anni, c'è il tema dell'impegno a favore del prevenzione, contrasto degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Sapete che presso il Ministero dell'Interno c'è un apposito osservatorio, che io mi riprometto peraltro di riconvocare nelle sessioni periodiche a breve, c'è un vissuto da molti anni di una focalizzazione del problema che ahimè una volta anche questo era concentrato essenzialmente su aree territoriali del Paese che facevano emergere problematiche più di carattere generale di ordine pubblico, e invece purtroppo si diffonde sempre di più anche su altri territori, facendo emergere, come dire, il fenomeno stesso come alimentato da situazioni di disagio e di rabbia che non devono trovare giustificazione ma di cui bisogna prendere atto e quindi vanno monitorate, seguite in una logica come quella che è stata seguita finora, quindi non solo la osservazione fine a se stessa ma anche la predisposizione di strumenti poi successivi di prevenzione ma anche di sollievo successivo. C'è stata, come sapete, la istituzione del fondo di 5 milioni per il triennio dal 2022 al 2024 che continuerà a sostenere in qualche modo non solo iniziative di promozione di legalità in sinergia ovviamente con gli amministratori locali ma anche in qualche modo di sollievo, di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore di singoli amministratori che avessero subito episodi di intimidazione. Ecco, non posso non fare un cenno, seppure come ho detto in apertura mi sento Ministro dell'Interno a tutto tondo, secondo le tradizioni di cui ho fatto la premessa. Tra l'altro è una cosa che mi fa molto piacere, perché io ho avuto, diciamo, come è stato visibile, un non programmato inizio del mio incarico, tutto concentrato su temi che sono l'immigrazione, la sicurezza, la gestione dell'ordine pubblico, diciamo con connotazioni molto securitarie che hanno contribuito forse in questa prima partenza a dare un'immaginazione di un ruolo del Ministro dell'Interno, soprattutto nell'interpretazione che mi riguarda, fortemente fondata su questi temi. Invece tengo molto a dare quanto prima, a partire da una giornata come quella di oggi, un'idea, per l'appunto, come dicevo, di un Ministero dell'Interno, di un Ministro dell'Interno che è molto vicino al sistema delle autonomie territoriali, perché lo voglio ricordare, e lo sapete voi che siete in platea, il sistema delle autonomie territoriali esprime per l'appunto le autonomie territoriali, ma esprime anche importanti funzioni statali che in qualche modo trovano connessione diretta con quello che è il ruolo del Ministero dell'Interno e delle articolazioni territoriali del Ministero dell'Interno. C'è il tema della sicurezza urbana, del risanamento di aree e quartieri degradati, recupero e riqualificazione del patrimonio. Porto una particolare esperienza dell'importanza di questo tema in maniera trasversale su molti aspetti da prefetto di Roma, soprattutto nelle grandi aree metropolitane. Qui in platea ci sono in prima fila e saluto i sindaci di Milano e Napoli che insieme al sindaco di Roma io intendo fare di questi temi specifici che trovano una declinazione diversa a seconda la specificità delle aree territoriali, ad esempio le aree metropolitane, un elemento di trattazione specifica e se del caso anche da supportare e da secondare anche con iniziative specifiche che immaginiamo di poter prendere. Ne abbiamo parlato prima con i funzionari dell'ANCI, col Presidente De Caro, anche attraverso una riconsiderazione non solo della quantità delle risorse del Fondo Sicurezza Urbana, ma anche della possibilità della destinazione delle importanti risorse che vengono previste a beneficio dei comuni. Io non posso fare a meno, ecco, parlando di questa connessione, di questo link, di questo afflato che c'è
tra la mia missione e quella che è la missione dei sindaci sul territorio, non posso perdere questa occasione per fare riferimento alla sensibilità dei sindaci, allo spirito di leale collaborazione che hanno messo i sindaci, che sono in prima linea, nella gestione del sistema di accoglienza dei migranti e dei richiedenti asilo. Si è fatto riferimento ai cittadini ucraini, il numero preciso è, l'ha citato quasi esattamente il sindaco Bifoni, è 172.000 cittadini ucraini arrivati sul territorio nazionale, di cui ne abbiamo in carico come Ministero dell'Interno, ma attraverso la collaborazione che abbiamo con le articolazioni territoriali, circa un decimo, sono circa 14.000 tra il sistema SAI e il sistema dei CARA. Poi c'è il tema importante anche del resto dell'accoglienza ormai consolidatasi negli anni dei richiedenti asilo. Io ho reso appena una settimana fa una informativa in Parlamento dove l'incipit è stato proprio quello di dare il senso della sofferenza prima di tutto dei sindaci nel sistema di accoglienza, quindi di come a mio modo di vedere andava inquadrato il tema anche dell'azione che il governo doveva dispiegare nel cercare di creare i meccanismi di prevenzione dei flussi, soprattutto dei flussi irregolari, quelli gestiti dai trafficanti, partendo da una considerazione che il sistema di accoglienza nazionale, che fa capo ai sindaci soprattutto, vede i sindaci, insieme ai prefetti, ma soprattutto i sindaci, in forte difficoltà, di cui siamo testimonianza, ne portiamo testimonianza. C'è un tema complesso, me ne avete parlato subito, dei minori stranieri non accompagnato, molto oneroso. Dire questo non significa negare la valenza umana e umanitaria di questi interventi, ma negarci e negare che tutto questo deve avere una capacità di programmazione e quindi anche, come dire, un orizzonte di limite entro cui contenere in qualche modo la capacità delle amministrazioni territoriali di esprimere funzioni che siano adeguate a quelle che siano la tutela della dignità delle persone, perché accogliere significa anche poter integrare. E quindi su questo io non solo rinnovo il mio impegno di sostegno in tutte le formule possibili alla grandissima attività che hanno fatto i sindaci sul territorio, sindaci di ogni latitudine e di ogni sensibilità politica, voglio dirlo, quindi non solo rinnovo questa mia formula di sostegno ma anche di ringraziamento, quindi ringraziamento vero, vivo, perché è in contesti come questo che ho appena citato che, ecco, si esprime concretamente quello che ho detto essere una sorta di osmosi, di spirito, di pragmatismo e di grande missione dedicata alla funzione sul territorio a beneficio dei cittadini. Concludo. Appunto, io ho parlato dei sindaci delle aree metropolitane e di iniziative con cui intendo distinguere per quello che riguarda i temi della sicurezza urbana, un po' l'analisi e la prospettiva di fronteggiare alcuni problemi che sono specifici di alcune aree. Non mi sfugge però che esiste anche un'Italia fatta dei piccoli comuni, quindi non credo, ecco, non vorrei che venisse tratto da questo mio riferimento una considerazione complessiva come poi una sorta di gerarchie per dimensioni territoriali o di popolazioni tra i sindaci. Voglio fare una citazione che mi sono appuntato in qualche modo nell'incipit del diario di un curato di campagna, il protagonista del capolavoro di Pennanò. Uso un'espressione: la mia parrocchia è una parrocchia come le altre, tutte le parrocchie si somigliano. Poi nell'incedere successivo di quelle che sono le pagine di quegli scritti si vede che lui invece racconta un'esperienza che è molto specifica nel suo caso, ma io utilizzo quell'espressione che in quell'incipit credo che ci sia la sottolineatura dell'universalità di una missione da interpretare con lo stesso spirito di dedizione qualsiasi sia la realtà circostante. Io credo che questo si attagli bene alla missione di sindaco. Appunto, la missione di sindaco non fa eccezione a una concezione di questo tipo e credo che la fascia tricolore che in qualche modo accomuna tutti voi, che vi ritrovate ad esempio in contesti come questo, e credo che ci siano provenienze le più disparate da comuni, io lo vedo quando insomma fronteggiamo i problemi che riguardano i comuni, comuni da poche centinaia di abitanti a comuni di milioni di abitanti. Io credo che tutti i comuni nelle loro molteplici differenziazioni finiscano per somigliarsi, se non altro nelle difficoltà incontrate dai loro amministratori e nell'essenza della loro missione, che è quella di rappresentare le loro comunità, e che quindi io voglio concludere dicendo dunque che appunto ai sindaci metropolitani, ai sindaci delle città di media dimensione, ma soprattutto ed anche ai sindaci dei piccoli comuni, che comunque rappresentano una parte numericamente e idealmente importante anche di questa assemblea, io
Veramente rivolgo un apprezzamento e un saluto particolare e sincero e una promessa di massima attenzione per quello che sarà possibile da parte nostra realizzare o studiare per agevolarne il compito in un momento storico così complesso e difficile. Grazie.